Il Consiglio regionale, nel corso della seduta di ieri, ha approvato la legge che prevede un sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Abruzzo, interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private relative alla ricostruzione post-sisma 2009 e post-sisma 2016-2017. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il vicepresidente vicario Roberto Sant'Angelo hanno illustrato i dettagli del provvedimento. Grazie a un'ottima intuizione del vicepresidente Sant'Angelo e al garbo di tutte le opposizioni che ci hanno aiutato a migliorarlo, alla buona volontà della maggioranza, abbiamo approvato una legge che segna un principio. Se tu apri un cantiere pubblico di un'opera pubblica e ciò danneggia per lungaggini, per il blocco del cantiere, perché è stato progettato male, danneggia un'attività commerciale che ha il diritto di lavorare, tu comune devi proteggere anche quell'attività commerciale e quindi devi garantire l'adesione a un fondo che noi abbiamo stanziato per ristorare il mancato incasso mostrabile. È una legge pilota, ce l'abbiamo solo noi in Abruzzo, riteniamo che naturalmente dall'applicazione ne vedremo la capacità di risolvere il problema, però riteniamo che sia una buona risposta per tutti i commercianti, gli artigiani, le nostre piccole e medie partite IVA che ogni giorno si confrontano con i ritardi dei cantieri pubblici. Su tutti e 305 comuni, con una particolare sezione che riguarda la ricostruzione post-sisma 2009-16-17, perché lì c'è anche una ricostruzione privata finanziata con fondi pubblici, però la norma è per tutto l'Abruzzo. Chiaramente l'esercente dovrà dimostrare che c'è un mancato incasso derivante dalla presenza temporale di quel cantiere. Non è che regaleremo fondi pubblici a qualcuno, però sappiamo, affermiamo un principio, un cantiere è una cosa utile, non deve essere un danno per le attività commerciali che insistono sull'area oggetto di un miglioramento frutto dei lavori pubblici. Questa è la nostra volontà. Nella legge sono sanciti dei tempi ben precisi, quindi in 45 giorni la Giunta dovrà varare il regolamento esecutivo, tornerà al vaglio del Consiglio regionale e della Commissione apposita e poi diventerà operativa. Noi abbiamo emendato la legge inserendo una richiesta del CAL delle autonomie per cui tutte le attività commerciali subiscono un danno nella Regione Abruzzo avranno ristoro a partire dal 1 gennaio 2019, quindi anche se ci avviamo verso la fine dell'anno nella piena operatività di questa normativa, tutti i cantieri che si sono svolti nel corso di quest'anno e hanno creato un disagio alle attività commerciali artigianali, le attività potranno avere un ristoro economico. Noi abbiamo inserito all'interno della norma una clausola valutativa, da qui a un anno ci aggiorneremo per capire se i fondi che abbiamo stanziato, 400.000 euro, sono stati pochi, se c'è bisogno di più risorse e quindi sapremo l'effettivo risultato di questa legge e abbiamo inserito di proposito questa norma di autovalutazione per capire anche noi la bontà di quello che abbiamo fatto.